Colleghi, come sapete, lo scorso sabato 29 giugno è scomparsa la professoressa Margherita Hack, astrofisica di fama internazionale e autorevole presenza nella scena culturale e politica del nostro paese. Nata a Firenze il 12 giugno 1922, dopo aver partecipato giovanissima alla lotta partigiana, si è laureata in astrofisica per poi divenire ordinaria nell'Università di Trieste, presso la quale ha ricoperto l'incarico di direttore del Dipartimento di Astronomia. Margherita Hack è stata la prima donna italiana a dirigere un osservatorio astronomico, quello di Trieste, che ha trasformato in un centro di ricerca di rilievo internazionale. Componente delle più prestigiose società fisiche e astronomiche, nonché dell'Accademia Nazionale dei Lincei, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, nel corso degli anni Margherita Hack ha affiancato alla ricerca e all'insegnamento universitario un'intensa attività di divulgazione, di educazione delle nuove generazioni alla cultura scientifica e di impegno sociale, partecipando al dibattito pubblico e al dialogo con i cittadini in materia di diritti civili e di tutela della dignità femminile, con la stessa passione e dedizione profuse nella ricerca. Con la morte di Margherita Hack, l'Italia perde una donna di grandissimo spessore culturale e morale, che ha dato tanto non solo alla scienza, ma anche al progresso civile del nostro Paese. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. Grazie. Chiesto ora di intervenire il deputato Walter Rizzetto. Prego, ne ha facoltà.